Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico in questi casi sono il vostro Sentosilver e anche oggi vi porto un nuovo video di Baldur's Gate 3, parecchio tempo che non vi portavo contenuti di Baldur's Gate 3 ma l'ho ripreso in mano in questi giorni per Incoming, appunto per PlayStation 5 per PC già uscita, patch 7 dove potremo usare le mod. In questo video tuttavia non giocheremo con le mod, ma vedremo tutte le azioni che io conosco, se poi ne conoscete altre vi invito a dirmele, della Dark Urge, o comunque le azioni che potete fare cattive veramente anche se non siete Dark Urge. Per questa appunto run ci avvarremo, in una run appunto pulsione oscura, di un personaggio dedicato alla mia amica Anna, appunto Anna Lightfoot, qua su YouTube, di cui vi lascio in descrizione sempre il canale e come ho scritto anche nel nome del personaggio Anna Lightwood. Ecco qua, ho scelto una Tiefling, appunto, di Zariel, di classe Ladro, ovviamente. Noi ci vediamo tra poco per vedere tutte quante le interazioni malvagie, o almeno così si può chiamare, che potremo fare per fare una run veramente disastrosa in quella di Baldur's Gate. A tra poco, ragazzi, perché il video sta ufficialmente per cominciare. Dunque ragazzi, cominciamo easy easy, facile facile con un'interazione. Quando vi troverete bene o male in questa zona dopo il prologo, escludo tutto quello che accade non durante prologo, avrete la possibilità di, come si può dire, reclutare Astarion, che è lui, il nostro, vedete che abbiamo illuminato, il nostro elfo alto ladro, che poi ha tutta una sua storia particolare che andremo a vedere durante la run. E per cui ci sono delle scelte cattive anche per lui che dovremo vedere ma più avanti. Allora, cosa faremo? Entrate nel relitto del Nautiloide, quando siete in questo punto, noi ci stiamo già dirigendo, come vedete, entrate nel relitto del Nautiloide e avremo una frase della nostra avventuriera, un Mind Flayer ed è ferito. Ok. Cuore scuro ci mette in guardia, voi fate parla. Approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Allora, dovresti essere furioso, non è così? Yes, you feel hate, and you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Allora, sfrutta la distrazione e sfugge al suo controllo. Se non avete un buon punteggio di intelligenza, vi dico di The evitare. monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Ditegli, chiudi quegli occhi una volta per tutte. Fate anche un achievement, come vedete, del perseguitato. Nel caso state giocando di perseguitato, fate dei punti extra. Potete lootare il corpo del Mindflayer, prendo solo la pozione. Ma questa era la prima delle azioni veramente cattive che potevate fare, infierire su un Mindflayer che non poteva, tra virgolette, più difendersi, anche se con i suoi poteri mentali stava ancora cercando di influenzarvi. Detto ciò, ragazzi, noi poco distante da qui avremo un'altra azione veramente cattiva che andremo a fare subito. Quindi a tra poco perché il video è appena iniziato e ovviamente continua. Dunque, signori, allora, dopo aver abbattuto il Mind Flayer, come vi ho mostrato nello spezzone prima, vi troverete appena fuori dal Nautiloide, esattamente in questo punto, quindi avete fatto questa stanza, siete qua. Vi troverete davanti ai cadaveri di alcuni goblin che sono stati massacrati o almeno uccisi. Potete lootarli, prendere le loro armi, le loro provviste e avanzare verso quel cerchio di potere che appunto è alle spalle di un accampamento. Perfetto, qui potrete agire
su cercoli sigilli antichi. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Toccati il sigillo. Allora, potete fare questo oppure vagheggia l'idea di tagliare la mano, che è appunto una delle strategie che potete fare da chirurgia. This branch of flesh is begging to be pruned and its sap sucked from. Mistress Eyelids! As soon as the dreams cross the threshold of your imagination, you snap back to realize they have all come true. Just full of surprises, aren't you? Joy floods through you. You were dazed on the Nautiloid, but now you are truly awake. Alive. Ed ecco qui, anche qua una nuova ispirazione da perseguitato, e poi Astarion avrà anche un dialogo per voi, ma noi non lo andiamo a vedere ovviamente. Otteniamo la mano mozzata di Gale. Detto ciò ragazzi, noi ci vediamo per la prossima interazione malvagia, sempre qua su Baldur's Gate con la nostra Dark Huge. A tra poco. Dunque, una volta giunti al boschetto di Smeraldo, praticamente sempre all'inizio del gioco, eccoci qua, ci siamo fatti la strada, abbiamo sbloccato il boschetto di Smeraldo, potrete prendere dall'entrata che si trova lì, ponte che si alza e si abbassa, quella Saracenesca lì, potete prendere questa strada che vi porterà all'incontro con un curioso roditore. Se avete parlare con gli animali potreste usarlo, se no potete semplicemente fare parla con lo scoiattolo. Squirrel might be the single most adorable creature you can recall in all your stunted memory. It would be ever so twee if it were climbing a tree. How heroic. I was wondering if we'd survive encountering such a fearsome beast. You stare at the body before you. You have no idea what just happened. Il mio istinto è come un coltello affilato. Meglio stargli alla larga. The swirling bile cauldron of your brain is cooking up a poison stew. Ed ecco qui. Anche qua potrete fare appunto un'opzione da perseguitato. E anche in questo caso Astarion avrà un dialogo per voi. Sappiate comunque che nel caso non siate un appunto Dark Urge, avrete la possibilità di calciare lo stesso lo scoiattolo, quindi potrete comunque fare questa opzione con qualche dialogo in più per arrivarci. Detto ciò, noi ci vediamo appunto a breve qui, perché proseguiamo la nostra avventura. Allora signori, sempre al boschetto di Smeraldo avremo un'altra interazione abbastanza cattivella che potremo sfruttare a nostro vantaggio. Dov'è che è? Si trova praticamente a questo punto della trama, nella mappa, nel boschetto, quindi vicino dove ci sono le celle, ed è proprio lì dove siamo diretti. Entrate qui per vedere una scena. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Your mind wanders. If the crossbow bolt shot through her mouth, would she taste the metal before she died?
Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Resta in disparte e ammira l'odio traboccante della guardia. Doesn't even matter if you kill me. I'm chosen by the absolute I am. I'm blessed. Here it comes, you little beast. Ed ecco qua. E Sazza, a cui è praticamente collegato, come ben sapete, un trofeo, quello di liberarla più volte, qua morirà in questo modo. Quindi, se dovete ancora fare il trofeo, vi sconsiglio di fare questa variante. Ma detto ciò, noi proseguiamo, perché ovviamente il video continua. A tra poco. Ed eccoci qua, gente. Dopo i fatti di Sazza, no? Praticamente saremo pronti ad eseguire un'altra uccisione qua in quel del boschetto di smeraldo, esattamente dove eravamo prima. Ci spostiamo di qua, prendete questo portone. Ciò che vi invito a fare qui è mettetevi ovviamente in furtivo, perché rischiate di farvi tanare, se no scassina, forti del fatto che siamo un ladro con tutti i nostri bonus. Tiriamo, ok, 28, ecco qui, e apriamo la porta. Entriamo in una zona proibita. In a secluded place all alone. It would be too easy to do away with her, far beneath your talents. Allora, abbiamo praticamente studia la sua espressione e cerca di intuire cosa prova. Insomma, è un tirone un po' duro, vediamo se ci viene. Ci è venuto, perfetto. You note her grimace of pain. Something is wrong with her legs. Damn it! Don't look at me like that. You can stay. Just keep your hands to yourself, all right? Gli diremo che è ridicola. Yes, thanks. I know. Should have never taken that bloody potion. Allora, è indifesa. Potresti fare in modo che non si rialzi mai più. E questo, da quel che so, è disponibile solo per il Dark Huge. Noi intanto facciamolo. The symphony already plays in your head. Every toe snapping like a twig. E con questa opzione la uccideremo, ragazzi. E potremmo girare indisturbati qua dentro nel nostro deposito e lootare tutto. Ci vediamo sempre qua. A tra poco, perché ci sono altri danni che possiamo fare nel boschetto di smeraldo. Rimanete come sempre con me. Eccoci di nuovo insieme. Allora, ragazzi, sempre boschetto di smeraldo. Una volta che entrate nel covo dei druidi, praticamente vedete che adesso qui sulla mappa vediamo solo il covo dei druidi, potremo andare a parlare con la loro capa, non più che il loro capo. E qui saremo testimoni del fatto che hanno rapito una ragazzina, Arabella, appunto. Quindi andiamo a vedere il da farsi. Please. I'm sorry. This is madness, Corga. She's just a what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil, and I will cast out the rest. A death viper. You've milked their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Non fare nulla. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Corga. We took back the idol. Surely. Do it. The snake's hiss of approval reveals its intentions.
Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Allora, guarda verso l'uscita in modo che la bambina capisca di dover fuggire via. Now, Wrath! No! Gone. By the gods, Korga, what have you done? Bury the remains. Continue the rite. And the parents? They're just outside. This outsider will take word once I've spoken to them. We must focus on the rite. She's dead. For that. Ed ecco qua ragazzi, praticamente la missione di salvare Arabella fallirà, tra virgolette, si può completare lo stesso, ma fallirà poiché lei morirà per mano della vipera. E questo è quanto dovevate sapere riguardo ad Arabella. Noi ci vediamo sempre qui perché ovviamente possiamo continuare a far morire persone a tutto andare. A tra poco quindi. E rieccoci insieme ancora all'interno del Druid Grove, appunto. Cosa dobbiamo fare giunti a questo punto, ragazzi? Quando incontrerete Nettie, che ora non c'è più, la nana druida, dovrete chiedere il suo aiuto per la questione della main quest, del parassita Mind Flayer, ma lei lascerà l'uccellina che stava curando completamente da sola, come vedete. Quindi potrete interagire. Questa opzione da quel che so è disponibile solo per il Dark Urge, ecco qua. The bird's eyes are glassy. It's breathing weak. Strappa le sue ali. Per ottenere questa interazione tutto mi sembra che non dobbiate avere attivo parlare con gli animali, se no non potrete farla. Tearing, you play with the broken tissue. Wing is delicately airy. You wonder what it would be like to fly as the birds do. Ed ecco qui, l'uccellina esausta è morta, fatta questa opzione. Quindi ragazzi, che dire, ci sdraiamo, visto che continua a venirmi fuori l'opzione, ecco qua, e noi ci vediamo per il prossimo evento malvagio in questo video. Dunque signori, rieccoci insieme al boschetto di Smeraldo, sempre, dove i druidi stanno facendo il rituale delle spine, praticamente ancora totalmente inizio gioco, vedete che qua stanno facendo il rituale. Praticamente è la zona più grande del boschetto, che passate il posto di blocco composto dai due druidi più l'orso, e potete andare a parlare con Korga o fare anche altro, tra cui andare in questa direzione, sotto queste pietre, e incontrare un NPC. Questo è un preludio a qualcosa che accadrà con la Dark Urge. Se non state facendo la Dark Urge, potreste anche evitare questa cosa. Parlate con lei, Alfira. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Allora, gli diremo. Sembrava, come dire, ancora un po' grezzo. Sounded like a cat being strangled. God damn it! Faresti meglio posare l'aiuto e impugnare un'arma. Presto ti servirà. Violence doesn't fix everything, you know. Music can help in ways a silly blade can't. Besides, I'm not doing this for me. This is for the people I... We lost on the way here. It's important. Destrezza. Strappa le liute e spaccalo. Allora, dovremmo farcela. Andata.
sweet, odiously sweet. The vomitous gall within churns. She sickens you. E se parlate ancora? How could you break it? I hope you're ripped apart by gnolls, you beast! Ecco qua, Aifira si arrabbierà con noi. Quindi, perché abbiamo fatto questa cosa, ragazzi? Perché in seguito, no, avremo ancora a che fare con Aifira. Quindi rimanete con me perché il prossimo spezzone di video tratterà proprio questa cosa. A tra poco. Dunque, signori, come anticipato dai fatti del boschetto, quando siamo andati dal Fir a Bat, adesso andremo ad eseguire un riposo, o meglio, ci accamperemo nel nostro accampamento per vedere l'evoluzione, non tanto di quella situazione, ma quello che accadrà con il Fir. NP, notate bene, tutto ciò è disponibile solo se giocate una Dark Heroes. Ne sarà normale questa cosa. Non la potete fare. Concludi la giornata, vai, campati. Please stay your blade, I mean no. Oh, it's you. Dovrei ucciderti per come sei più basso. That would only be the second worst thing you've done to me, you loot breaking asshole. Oh, this is the last thing I need. Look. You left me in a bad way. I couldn't stay in the grove with the others, just waiting to die. So I left. Quindi sei scappata come una codarda? Buono, spersi. Why did I bother trying to explain myself? I've met steaming piles of excrement more pleasant than you. I'm only here out of necessity. I saw your fire in the dark, and I'm... well... exhausted. I need somewhere safe to rest. Stammi lontana dai piedi e vattene le prime cucine. Not a problem. Good night and thank you for letting me stay. E adesso faremo un riposo completo e vedremo le volte di tutto ciò. You open your eyes with a lurch and you are not in your bed. You stand above a body which is in a state of gore nearly beyond recognition. The body of that scared girl who asked for nothing more than a night of shelter. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of how you ended up here, but your head pounds and aches. Allora, indaga. Guardati attorno in cerca di informazioni. Ragazzi, qui anche se i tir non vanno molto, in questo caso. There are dozens and dozens of wounds on the corpse. The killer did not stop savaging it, even when she was long gone. And your dominant arm aches. It aches from stabbing over and over. No matter how it appears, the body is there, and her blood is on your hands. The question flows through your mind. Who are you, really, that you could be guilty of such bitter business? Ammira questa morte. If you could craft a corpse like this in one night, what masterpieces have you sculpted in your forgotten decades? You don't have much time for reflection now. You need to act. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. Cerca di nascondere il corpo. Noi da ladri possiamo provare questo. Ok, andiamo. Abbiamo più sempre. Andiamo. A light and delicate girl. It should be no trouble at all to toss her into a ditch. You roll her away, further bloodying your hands as you do. In lumbering style, you have gotten away with murder. Mm-hmm.
Ecco, infatti, l'ispirazione perseguitato un taglio da muso. Questo è il modo migliore nascondere il corpo per non essere incolpati il giorno dopo della morte di Aifin. Detto ciò, ragazzi, noi ci vediamo per il prossimo evento, sempre qua in questo video, il prossimo evento di trama che ci porterà a capire cosa fare. A tra poco. E rieccoci insieme. Dunque, il nuovo evento, ragazzi, che è eseguibile sia col Dark Urge che senza il Dark Urge, all'interno del primo atto di mappa di gioco si trova qua, praticamente tra il riposo di Woking e il villaggio in rovina. Voi valicate questo ponte con un salto, il ponte è esattamente lì, ecco qua. Potrebbe anche essere che abbia il primo incontro con il diavolo Raphael in questa parte, e portandovi avanti scatterà una scena. Equal parts bliss and agony. Her awful smell irresistible. And while her blood feast has filled her, the hyena is not yet sated. Come! See! My flesh becomes new flesh! You hear what comes next before you see. The sharp snapping of bones, and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Her darling pups will not be of her own species. Gnolls bring forth their iniquitous litter from many corpsed wombs, including hyenas. Ok, infatti, attacco in mischia, colpisci la bestia finché è vulnerabile. Ok, qua abbiamo anche dei bonus, come vedete. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. Whatever horrific creature was growing inside the hyena dies along with her. E qua, ragazzi, fatto una battaglia che lascio a voi, ovviamente, e anche in questo caso anche a me. Perfetto, tocca a me, e direi che noi ci vediamo per il seguito del video, sempre qua. A tra poco. Allora, signora, dunque, il prossimo step per il nostro massa, scusate il gioco di parole, si trova esattamente al crocevia della strada incalzata, poco più avanti di dove vi ho fatto vedere poc'anzi nel video qua, dove abbiamo iniziato. Poi fate tutta la strada e dovrete trovare qua dentro un gruppo di paladini. Chiamiamo i paladini, è un parolone, ma non voglio dirvi altro se non conoscete tutta la vicenda per non farvi spoiler di tutto. Quello che voglio dire qui è che sia con Dark Huge, non con il Dark Huge, potrete parlare con Anders. Questo paladino. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. Io cosa vi ho? A devil, the most deadly foe we've yet encountered. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being. Straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. One horn? Then you mean Karlak, Archdevil's bootlicker. You know her, which means you know what the fiend is capable of. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. Molti credevano che fosse una diavola. Si tratta dell'identità della tiefling. The fiend may have been a tiefling once, but she belongs to Avernus now. I wish it were not so.
and I bear no grudge against your people. Dov'è questo diavoletto? She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill from here. She must pay for her crimes. If you capture her, you will have served Tyr where we could not. This is the sword of justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Va bene, porto la sua. May the just God guide you. E adesso si aggiornerà il pensiero, praticamente riguardante la quota, dovrete uccidere Carl per conto anche di lui, non sto portando. Ora scendete da questa parte per incontrare Carl e dà, come avete capito, una morte rapida alla nostra. One horn, the stink of Avernus, Advocatus Diaboli. Well, I'll be gods damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Tu sei la diavolessa che stavamo dando a caccia. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you, her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Il gioco vi dà la possibilità di salvare Carl, ed è quello che vi consiglio di fare, un potente alleato di Carl. Però gli direi, i paladini di Tyr mi hanno mandato a prendere la testa, e intendo portare a termine questa missione. It's done, Karlak. By my living soul, you will forever burn! You know, I could have used a friend. Pity that won't be you. Parte la battaglia con Carl. Noi cominciamo subito con un colpo fisico e poi con un attacco sbilanciato. No holding back. Tocca al nostro qui che potrebbe utilizzare. Coming through. Quindi, e gli facciamo usare un po' di acqua. Spill some blood. Il nostro. Outmaneuver them. Sta. Utilizzeremo tranquillamente un dato. Tormented. Ok, non abbiamo carte. Non abbiamo con noi in battaglia, non so per che motivo è rimasto indietro, sui cari dei dati, paglio scheletri, ma gli eserni, non che ce ne sia bisogno di finire in mano, con tranquillità, questo personaggio.
facendo? A faint acrid smell clings to the corpse, like the memory of a storm. Stacca la. The head comes free with a sickening crunch. Ed ecco, ragazzi, vi ha ragione, qualità ce l'abbiamo messa e abbiamo staccato la testa di Kara, che riceverete come item qui nel nostro inventario. Ecco, quindi, detto ciò, noi ci vediamo per la prossima parte di video, sempre sul mio canale. A tra poco. Dunque, signori, dopo essere giunti nella palude, quindi dal villaggio in rovina vi farete la strada, scenderete ed entrerete nella questa della strega, sbloccherete questo crocevia, questo teletrasporto, la casa del tè sul fiume. Proprio in questa casetta del tè sul fiume potremo fare un incontro molto interessante. Assicuratevi di avere Astarion, come ce l'ho io nel gruppo, per un motivo ben preciso. Ecco qua, ci sarà questo cacciatore Gur di nome Gandrel, che oltretutto in questo modo riuscirete ad avere anche una buonissima balestra per questa parte di gioco. Vedete, vediamo cosa dobbiamo fare, parliamogli. Ah, stranger, forgive the aroma. You catch a waft of something foul, metallic and sickly sweet. Powdered iron vine, an old hunter's trick. Most monsters will think twice before making a meal of me. You're a monster hunter? I'm surprised. I thought all Ger were vagrant cutthroats. Resta in silenzio. And more. We steal chickens, curse your crops, seduce your daughters, the list goes on. I wish I had half the power settled folk think my people possess. Alas, I am a simple wanderer. A simple wanderer and monster hunter. But I'm no witch doctor or cutthroat. Beh, se fosse un tagliagole non lo metterei neppure io. True. And I have no proof to offer but my word. If you wish it, our paths need not cross again. I'm hunting a vampire spawn. And it's a little too bright for you to be my prey. I fear he's gone to ground. I hope the hag of these lands can help me flush him out, if I can afford her blood price. A vampire spawn? Why? Rest in silence. It is a sacred mission from the head of my tribe. She sent me here to capture the beast and return it to her. Capture? And bring it where? Baldur's Gate. My people wait for me there. Under all the smiles, you can feel Astarion's tension. He's coiled like a spring, hand inching towards his weapon. Ad Astarion sta facendo molte domande. There's a lot to know. I've crossed paths with your people before, you know. It wasn't a good experience. È andata così male, eh? That bad. Let's go. We've wasted enough time talking. E in questo modo farete un morto senza neanche poterci parlare con una bella scenetta. Sul suo corpo troverete inoltre l'aspirazione di Gandalf, che è un'ottima balestra. Appunto, il mio personaggio ladro non può usarlo, ma potrete dare a un altro personaggio del gruppo un'ottima balestra per l'inizio del gioco, quindi, o comunque per questa fase di gioco. Quindi io vi saluto qua per questa parte di video, ci vediamo a breve per la nuova parte di video, dove vedremo un'altra delle scelte terribili che possiamo fare qua su Baldur's Gate. Allora, dunque, signori, dopo tutti gli eventi che abbiamo visto col cacciatore Gur, si triggererà un certo evento che sarà o una rivelazione di Astarion se scendete nell'Underdark, quindi non vi consiglio di scendere nell'Underdark,
oppure se sconfiggerete tutti i goblin e andrete oltre gli eventi del covo goblin, altrimenti vi consiglio di accamparvi dopo che avete visto la scena del cacciatore Gur. Io adesso devo accamparmi, quindi farò un riposo completo. Nessuno nell'accampamento, vedete, vuole parlarmi, quindi, come ho detto, scelgo un riposo completo e godetevi la scena. Don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong, or maybe you just get lucky. Shit. No, no, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Allora, abbiamo diverse opzioni. Ciò che faremo sarà attacco in mischia, raccogli un paletto e lanciati su un mostro. Giusti, giusti. In questo modo ucciderete Astarion, ragazzi, in modo anche abbastanza pirotecnico. All right, how did I miss that that guy was a vampire? Blinded by good hair, not for the last time. He had wit as sharp as his fangs. Can't say I'll miss him. I can't say I won't either. Are you simple? He tried to drain one of us like a stuck pig. But he didn't, right? We learned a good lesson for pretty cheap. Non lo so, era un tipo abbastanza divertente. E così, ragazzi, vedete, si completerà automaticamente la sua missione, quindi voi non fatelo, ma era solo per mostrarvi come ammazzare Astarion. Rimanete con me perché ovviamente il video continua. Bene, signori. Dopo essere arrivati al covo dei Goblin, la situazione incomincerà un poco a precipitare come trigger di missione e potreste incappare nell'evento che porterà alla vostra primo tentativo di trasformazione in Mind Flayer, anche se in realtà non vi trasformerete in Mind Flayer, perché sennò il gioco finirebbe. Ma detto ciò, l'unica cosa che potete fare per fare questo evento è andare a dormire, riposare e vedere che accade. Ecco, fate un riposo e partirà un evento. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Allora, qui fatene una a caso, fate premi le dita sulla bocca, ma fatene una a caso, non cambia nulla. Wetness, sweat, blood and saliva mixed into one viscous liquid. Chukil gave Vlaketh Mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart. Piercing your belly, your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Allora, facciamogli un inganno. Non vedi a che punto sei arrivata? Dammi quella lama, farò in fretta. Situazionale, tiriamo. Mannaggia, proviamo un'ispirazione. Questa volta è andata.
tagliare la gola. I will not be geh. Vlaketh gog skazai. E qui il compagno ha lasciato permanentemente il gruppo. Allora, signori, gli eventi che concluderanno questo primo video saranno appunto quelli della festa Goblin al nostro campo. Per triggerare questo evento dovrete aver puntualmente sterminato tutti i druidi, aver ammazzato tutti i tiefling, quindi scordatevi il trofeo di salvare i tiefling se fate questa cosa, e avere Mintara all'accampamento. Mintara si unirà a voi durante la notte e qui potrà succedere qualcosa di veramente molto interessante. Quindi andiamo a dormire. I was hoping to find you before you turned in for the night. My blood runs hot after the battle. As she looks you up and down, her mind touches yours. You feel her hand at your neck, her lips closing around yours. In Menzo Baranzan, the highborn would prostrate themselves before me for a fleeting taste of my body. Be mine tonight, and you will know why. Gli diremo di sì. Sono tua, Mintara. Your heart skips a beat. What treasures might this night bestow? You are here. Good. Come with me. Now, lie down. Fa come ti dice. Obedience will make this more enjoyable for both of us. Tell me what you want. Voglio te. And you shall have me. As your bodies lock together, so do your minds. Her whole being is laid bare before you. And half hidden at the center of her desire, you discover something unexpected. Fear. Allora, ecco qua. Qui avrete un'opzione che è solo disponibile se state giocando in Dark Lure, cioè appunto Oscura Pulsione. Immagina di spezzare le cose. First embrace.
Ed eccoci qua, ragazzi, dunque, per questo primo video della nostra Dark Urge, ma soprattutto dei nostri eventi abbastanza malvagi, potremmo dire, tutte le scelte peggiori, più cattive che si poteva fare, direi che è tutto. Io vi ringrazio di essere stati con me, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto mi auguro che vi sia servito per vedere tutte, per curiosità, gli eventi del primo capitolo, potremmo dire, di Baldur's Gate che potete causare, o almeno quelli di cui ne sono a conoscenza ed erano degni di nota con dei filmati e altre cose. Quindi, se questo video come sempre vi è piaciuto, io vi invito a piazzare un pollice su, un like per esprimere il vostro gradimento, oppure, come vi dico sempre in questi casi, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Ovviamente qua, sempre su YouTube, attivate la campanella per non perdervi tramite notifica quando metterò online qualcosa di nuovo. Altra cosa importante che vi dico sempre, se mi volete seguire attivamente e vedere quello che faccio qua su appunto su YouTube, anche su altre piattaforme, vi lascio in descrizione il mio account Instagram, dove appunto ricarico i video più brevi, oppure i miei gruppi Facebook, che sono I Pazzi Sion True Silver e Game Spoiler, le nostre community di videogiochi, dove rimetto i link appunto di questi video che sto facendo. Noi ci vediamo come sempre al prossimo, ricordandovi che il video è dedicato all'amica Anna Lightwood, che ha un canale qui su YouTube dove porta molti video di Souls-like, genere da cui io mi sto staccando, ma per fortuna c'è Anna, quindi in questi giorni sta anche portando i DLC di Elden Ring, quindi vi invito a fare un salto da lei e vi lascio anche in descrizione la sua community di cui faccio parte anch'io, ovvero il circo dei videogiochi NCO. Detto ciò, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e ovviamente grazie a tutti di aver visto questo di video.